bellissimo video con la mamma. Sempre insieme ultimamente. Bello. Oggi siamo andate a fare... Fatto spese anche per me. Mi ha fatto un sacco di regalini. Così evito il Natale. Esatto. Ho anticipato. Esatto. E quindi niente, siamo andate a fare un giro perché oggi era di riposo. Siamo andate a Castelletto Ticino, che di solito quando vogliamo fare un bel giro di negozi andiamo sempre lì, perché Milano è troppo scomodo, perché c'è troppo caos, poi con le buste in mano è un casino, invece prendiamo la macchina, appoggiamo in macchina, facciamo un altro giro, lo mettiamo in macchina, è più semplice. Abbiamo preso cose differenti, alcune uguali perché ci piacevano entrambe. Siamo andati da Casa, Casa Shops, negozio che vende articoli appunto per la casa e ha un sacco di cose carine che magari simili, molto simili a Maison du Monde, però meno costose. Non potevano mancare le candele. Candele, infatti io ho preso tante. Sì, oggi veramente abbiamo fatto scorta di candele. Queste qua sono quelle che galleggiano nell'acqua. Lei non le aveva mai provate e gli ho detto provale perché sono una bomba, quando ti fai il bagno ti vuoi rilassare, le metti un po' sparse nella vasca, che poi alla fine è abbastanza... Me le ero dimenticate che le avevo prese. Ah, vedi, troppa roba. Veramente questo è un mega super haul ed è da tanto che non faccio un haul con cose comprate da me, anche se questa volta le ha comprate lei e sono anche cose mie, però comunque queste sono 10 candele e non le ha neanche pagate tanto, mi pare 4 euro. Ho preso questi 6 cucchiaini stile giapponese, mi sono piaciuti tanto perché poi uno diverso dall'altro. Ah, questo qui mi piace tanto e questo di più. No, ma anche questo qua un pochino. Vabbè, sono tutti belli, abbiamo capito. Se no non li avevi presi. È sempre stile giapponese, ho preso i 2 piattini per metterci dentro le salsine. Tipo la salsa di soia, quando facciamo la serata sushi. Ecco, o quella cinese, quella dell'agrodolce. Buono, buono. Tovagliolini color oro, bellissimi per Natale, natalizi. E poi abbiamo preso questi piatti, quindi uno per lei e uno per me. Veramente pesanti, tra l'altro, per essere plastica. Sono di plastica. E io ce li ho simili, avevo presi dei cinesi tipo anni fa ed erano semplicemente tondi senza queste decorazioni. Quando ho visto queste decorazioni ho detto no, cioè troppo belle. Quindi ti rispecchi, fanno un po' riflesso. Sì, sì, infatti specchio, specchio delle mie brame, bello. Bello farlo a specchio. Sai cosa? Se prendi quegli specchi tondi che sono tipo sotto candele e lo appiccichi con la colla caldo, secondo me viene una meraviglia. Sopra ci metti proprio anche le candele. Bello. Ciao, bello. Devo fare un DIY, ho già capito. Prendo gli uovi. Sì, galleggiano nell'acqua. Poi la mami mi ha preso questo qui che appena l'ho visto mi è piaciuto subito. C'erano di 3 colorazioni. Tra l'altro una ragazza ha preso la colorazione che volevo prendere. Però poi ho pensato, io c'ho tutto bianco, bianco e oro, bianco e argento. Quello lì non c'entrava niente perché era tipo un khaki, non c'entrava niente. E questo qua è la faccia di Buddha. No, Sakyamuni. Sì, sì, Buddha, il Buddha originale, Sakyamuni. Esatto. Siddhartha. Siddhartha. È un brucia essenze, un brucia essenze. Non ci stanno le tarte di Yankee Candle perché è poco profondo. Però, tipo le essenze, quelle... Tra l'altro, adesso vi spieghiamo perché. Abbiamo preso le tartine apposite che vendevano proprio da Casa Shops, quindi bellissimo. Per 1 euro e qualcosa, 1,20 euro, boh, era scontato. Bellissimo. Cioè, dai, è trescissimo. È troppo bello. Tra l'altro c'è il lumino che non userò mai perché si accende dentro, ma non lo userò mai acceso. Però come decoro della casa, della cameretta, ci stava. Come essenze, vi dicevo, ci sono le loro che vendono Casa Shops. E noi abbiamo preso quelle al cocco, jasmine, vaniglia e rosa. Ho trovato i Christmas tape, quindi gli scoccini Christmas, ciao, gli scoccini natalizi. E sono rimasta troppo contenta. Questi qua sono costati 2,49. Però ce n'è tanto di scotch. No, no, non è vero, non ce n'è tantissimo, quindi sono costati abbastanza. Però vabbè, c'è il domino di pan di zenzero, quello con tutti i regali e le matriosche con tutti i disegni bellini questi qua. Poi, parlando di Yankee Candle, abbiamo fatto scorta di tarte. Allora, io ho preso questa qui al gelsomino, che l'avevo già provato a Gallarate quando sei andata nel negozietto a prendere. Ah sì. E ne ho prese 2. Perché mi piace tanto. Anch'io l'ho presa. Poi questo qui è Angel's Wings. Angel's Wings. Oh, ho preso uno. Ve lo garantisco che è buono. Vanilla lime. Tanto è sfocato, ma almeno ti regalo. Ah, ok. È sfocato. Poi Lake Sunset. Che mi è piaciuta da me. Mm-mm. E Egyptian Musk. Musk, sì, musk. Va bene.
Si dice musk? Musk. Musk. E ci facciamo. Sono brava però. Io White Gardenia, che quelle bianche sono le mie preferite. Poi. Winter Glow, Sparkling Snow, che sono quelle di Natale che non avevo mai provato. River Valley, che era scontata del 25%. Ho ripreso Vanilla Chai perché so che l'hanno tolta dalla produzione. Infatti sono depressissima perché è la mia fragranza, una tra le mie fragranze preferite. E poi Wild Seagrass, perché io volevo la fragranza Sweet Grass, ma non c'era, perché praticamente è un'edizione vecchissima e hanno fatto questa, che non so se è la stessa o non c'entra proprio niente, però ho detto prima di comprare il candelone provo, che poi profumano molto di più queste qua, quindi voglio provarle, poi vi saprò dire. Sempre dal Maduzzi, perché queste Yankee Candle le abbiamo prese dal Maduzzi, che è l'unico che è ben fornito in zona. Bellissimo, sono felicissima. Lei finalmente ha trovato gli stampi per fare le uova di cioccolato. Sono ecco due anni che vuole fare ste... cioè le faceva già. Però ci mettevo 80 anni perché le facevo a modo suo e quindi le venivano sempre stupende, ma ogni volta ci mettevo 80 anni, appunto. Queste sono le sono due di queste belle forme in polifosfato, di come si chiama? Policarbonato. Un policarbonato, un polifosfato. E poi farà ovviamente dei video, esatto, altri video, quindi ha un canale. E vi lascio nell'info box qua sotto il suo canale, dove fa ricette, a volte fa gli haul, insomma come le gira, fa le cose. Ok, allora passiamo. Prende spunto dalla figlia. Perché vede che mi diverto, mi allora dice provo anch'io. Di solito si dice tale madre, tale figlia, tale madre. E tra l'altro la ricetta delle uova Kinder l'ha già fatta, ha fatto anche quella dei macaron, che sono top, quindi andate a vederle perché sono veramente buone. Grazie. È vero. Grazie figlia. Poi da Maison du Monde non dovevamo comprare niente, ma dato che c'erano le cose che costavano poco, ci siamo fatte... Allora, devo aprire una parentesina. Da Maison du Monde c'è la collezione edizione limitata tutta sì. Chevron. Sì. Io adoro lo Chevron, io mi riempirei tappezzare casa di Chevron, che sarebbe quella fantasia a zig zag, bianca e nera, poi vabbè cambia, bianca e oro, bianca... Comunque, quella zig zag, esatto. Bravissima, questa è Chevron. E lì c'era tutto, c'erano cuscini, c'erano portacose, ah, volevo tutto, quindi ho trovato, insomma, gli scuccini colorati, decorati. E questi qua sono costati 3,60, quindi a pacchettino. Poi ho trovato la tazza a 4 euro, questa qua, che è sempre della nuova collezione, che adesso sta facendo tutto nero e oro, bellissimo, con la scrittello e tutti i pois dorati, e mi è piaciuto un sacco, sia la forma, perché mi piace un sacco la forma così. Uno per me, uno per te. Questa è Andrea. Questi qua, sì, sono un portacose. Un portacose. 3 euro. Cioè... Da Maison du Monde trovi anche cose che non costano care. 99. Dai, ci sta, eh. Bellino okay. Questo qua, perché è un oro argento. Oh, la vita, cioè. Voi direte, ma che cosa mi rappresenta? Ecco, questo è quello che ho cercato per mesi. Tutte quante ste americane con la cameretta minimal, molto Tumblr, che con i cactus, questa roba. Questo è Da Vinci. No, e appena l'ho visto, e poi per il prezzo che ha, 5 euro è tantissimo per un masso di ferraglia, però vi garantisco che costano anche di più, soprattutto da Maison e anche dai cinesi, non, vabbè dai cinesi non li ho trovati, però da Maison l'ho trovato e costava il più basso era questo. Te lo posso fare io però se vuoi. Ma infatti c'è un tutorial su come farlo, e prima o poi quando avrò voglia lo farò. Hey, adesso abbiamo finito con Maison du Monde, con Casa Shops, vestiti! E vai con... Kanda si pronuncia, non lo so. Kanda, boh. È tipo del Belgio questo negozio? Sì. Boh, comunque. Paesi Bassi. Allora, io non ero mai entrata in questo negozio, ma l'avevo già visto perché si vede che le vetrine tempo fa non mi avevano fatto quel gran effetto. Oh, stavolta siamo entrati, c'era tutto lo stile che piace a me. Tipo, a parte che io la roba invernale la preferisco. Però abbiamo trovato tutte cose che cercavo, quindi wow. Oh, ed è il primo negozio con le taglie decenti. A prescindere. Cioè. Che ti mette dentro anche questo. È vero, ce l'ho. Che di solito li prendo. Io ho preso un completo che ce l'aveva sul manichino. Mi è piaciuto talmente tanto che ha voluto prendermi tutto quanto insieme. Quindi. Volevo prendere anche il manichino, ma non. Ti immagini? Sì, salve, me lo porto a casa. L'ho venduto, mannaggia. Questa qui che ha una maglietta con le maniche a tre quarti. È di cotone, quindi non è neanche troppo leggero, con questa decorazione scritta. L'avventura sta chiamando, andiamo, con questi due passerotti bellissimi. E questa qua, abbinata a questa gonna, che era veramente carina insieme, tipo c'era la maglietta dentro la gonna vita alta,
E questa qua c'è tipo delle decorazioni floreali, molto molto... molto. Poi il tessuto morbido, sì, tessuto anche questa cotone, la morbidissimo. E sopra c'era il cardigan, quindi, cioè, vedete che i colori ci stavano proprio insieme, benissimo. Il cardigan. Questo cardigan è bellissimo perché ha un taglio, continua a dire bellissimo, lo so. C'ha un taglio tipo a giacca, come si dice? Sì. Un taglio a giacca. Sì, facciamolo vedere. Quindi sfina la figura. Ed è questa lana bella pesante, ma non punge, quindi mi è piaciuto subito appena l'ho provato. Ed è lunghissimo perché arriva fino al polpaccio, quindi è molto importante, alle tasche. E alle tasche, perché è top! Cioè, alleluia, ho trovato un paio di jeans che mi stanno. Io faccio una fatica a prendere i jeans perché o mi fanno il, come si dice, il rotolino, mi evidenziano i fianchi, o trovo la parte finale troppo larga, simil zampa d'elefante, mi fanno schifo. Faccio un casino, quindi li ho trovati, sono rimasta super contenta. Questo veramente un jeans che mi sta comodissimo, non sembrava neanche di avere addosso un jeans, perché tante volte i jeans ti danno fastidio, l'ansia, no? Dici no, mi metto la tuta oggi, questi veramente comodi. E sotto sono col risvoltino, l'odiosissimo risvoltino che molti odiano. E quindi, e hanno, come vedete, non sono né troppo stretti ma neanche larghissimi, quindi stavano benissimo. Allora io invece, tocca a te, questo vestitino, non so se si vede la parte bassa. Sì, che bello questo, molto bohemian style. Sì, infatti l'ho provato, mi è piaciuto subito. Perché è minutina, no? Quindi questi vestitini la slanciano. E poi questa bella gonnellina classica, diciamo, un po' classica. Taglio... sì, molto, sempre morbida, ma addosso sta bene. E anche non il tessuto è tipo così, uno chiffon. Sì, sì. E c'erano un sacco di giacche, ho messo la foto su Instagram, vi metterò qua la foto. E dove ho provato un sacco di giacche che mi sono rimaste qua, talmente erano belle e mi stavano tutte bene perché mi piacevano tutte. Sì. E il massimo della giacca era il pack che costava 60. Sì, sì, 60 euro e tenevano tutte calde, cioè comunque era una cosa... bel taglio. No, sono rimasta veramente contenta. Belle le cuciture, abbiamo guardato. Sì, perché non sono cinesate, che dici, sì, vabbè, sì, non costano... sono veramente rifinite bene, quindi sono contenta, ci andrò molto più volentieri in questo negozio. Sì. E LOL è finito, ci siamo dimenticate qualcosa? Beh, ho preso un regalo per Giulia che poi vi farà vedere lei perché è il suo compleanno, no, non voglio abbiamo... penso di aver preso tutte le... sì, abbiamo fatto la spesa poi comunque. Sì, beh, la spesa, la facciamo vedere il cibo. Siamo passate dal mio negozio. Esatto. Il negozio. Tu sei Caprotti, la moglie di Caprotti. Il mio negozio, io sono piena. Chi non lo sapesse, perché lei lavora all'Esselunga. A parte questo, spero che questo haul vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Vi mandiamo un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. E la mia mamma, ciao, ciao. Vi salutiamo, ciao. Ciao, ciao. Sunny as world. Ciao.